Eccoci arrivati a fare di nuovo un'altra cucina buona, 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 buona. Stasera proprio mi sto sbizzarrendo, La faremo con le mazzacolle, ok? Vediamo un po'. Abbiamo preso la padella, eccola. Mettiamoci in posizione, ok, mettiamo l'aglio, un pochettino di cipolletta, come sempre, il nostro classico soffrittino con il pesce, un pochettino, finolino, acciughina coccolina, eccola qua. Le nostre mazzancolle le abbiamo già pulite tutte quante, eccole. Con il carapace abbiamo fatto la bisque che sta bollendo e dove andremo a cuocere i nostri lombrichi che ci prenderanno tutto il sapore, ok? Adesso le mazzancolle le faremo appena appena saltare, sfumate con un pochino di vino. E nel frattempo faremo il nostro pesto di basilico, ok? Con il basilico, le noci, l'olio extravergine e un po' di pecorino, quello abruzzese buono buono. Bene? Quindi, mettiamo in cottura i nostri lombrichi. Intanto questo è un piatto, lo facciamo presto, 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 presto. Ecco qua. Facciamo cuocere la nostra bisque, il nostro crudino, come facciamo sempre. Mettiamo le mazzancolle in padella, eccole, e le scottiamo e le sfumiamo con il vino bianco. Mettiamo sale perché facciamo la nostra pesto di basilico con il pecorino, quindi mettiamo pesto di basilico, olio, un pezzettino di aglio appena appena e le noci, mettiamo qualche noce e andiamo a frullare. Come sempre ci aiutiamo con un pochino di acqua della pasta, che dovremo andare a mettere anche il formaggio, quindi mettiamo un po' d'acqua della pasta e così ci aiutiamo. Questi sono quasi pronti, ecco qua, anche loro, vedete, facciamo presto, presto, presto. Un pochettino di vino, perché non so prendere tutto fuoco, faccio io il solito, ecco qua, il nostro pesto è quasi pronto, adesso ci mettiamo anche un pochino di pecorino. Ok, sta sfumando, ecco qua, prendiamo il pecorino, se non ce ne mettiamo tanto, posto, e puliamo. Bene, bene, bene. Ci siamo. Eccola qua.
bene, vedi? Abbiamo fatto presto, 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 presto. Ecco qui, siamo pronti. Sta finendo di sfumare il vino. Eccole qua, pronte le nostre mazzancolline. E possiamo prendere la nostra pasta. Eccola qua. Ecco fatto, cerchiamola la nostra bisca. Oh, ecco qua, vediamo un po'. Perfetto, perfetto, ci siamo. Ci siamo anche con questi, sono pronti. Ecco. Bene, 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 bene. Sono prontissime. Eccole qua. I nostri troccoli. I troccoli, scusate, non brico. Mi sbaglio, perché... di basse simile. Ecco qua, lasciamoli cremosi, spegniamo il fuoco e ci mettiamo un po' del nostro pesto. Ci abbiamo messo l'olio extravergine, il pecorino, il basilico e le noci. Senza esagerare sempre, mi raccomando, noi non dobbiamo mai esagerare, sennò si coprono i sapori. Ok? Benissimo. Mamma mia, un profumo, cremosi, cremosi, è uno spettacolo. Bene. Prendiamo il nostro bel piattino e possiamo impiattare. Pasta con le nostre mazzancolle. Ecco qua. Decoriamo il piatto con il prezzemolino. Mettiamo qualche fogliolina di basilico. Ciao Loredana! Certo, certo, le potete abbinare, sicuramente. Ecco qua, ci mettiamo le foglioline di basilico. Ecco qui. Eccolo qua. Sono pronti, un profumo che non vi dico. Ecco pronti. Grazie Violetta. Bene, tra un pochino ne faremo un'altra, ok? Tempo di approntarmi. A dopo, ciao.